Bentornati amici sul mio canale. Oggi sono su un treno diretto a Bologna, sono su Italo nella Club Executive, prima classe, e devo dire che è molto bella e piacevole. Sto andando a trovare un mio amico che abita lì e oggi farò un vlog di 2 giorni. Mancano quarto d'ora, 20 minuti all'arrivo, sono le 10 adesso. Qua sul treno ho mangiato bene, ho avuto un bel caffè e un bel croissant al cioccolato, mi sono trovato molto bene. Ci vediamo dopo per nuovi aggiornamenti. Finalmente ragazzi siamo arrivati a Bologna, paese dei bagagli. Sono qui con il mio amico Albi. Stasera ci beccheremo con il nostro amico Luca, che è di Bologna, che anche lui ha un bagaglio, perché oggi non si è presentato dato che doveva andare in montagna. Scusa banale, dato che qui a Bologna di montagne non ce ne sono, sotto i 2000 metri non sono montagne. Sono collinette, no? Ci troviamo qui in piazza, oggi è il 1º maggio, quindi è la festa dei poveri, ovvero dei lavoratori, dipendenti. Scherzi a parte, anche la mia festa, sono povero anch'io. Poi verso mezzogiorno e mezzo, la una, si va a mangiare qualcosa e poi si va in hotel a lasciare lo zaino e le cagate che ho portato dietro. Siamo ai piedi della Torre degli Asinelli, è bella alta per essere una torre costruita nel tardo medioevo. Bello il fatto che hanno chiuso tutta la strada alle macchine, a parte questo pezzo qua. Quello che ho potuto notare è che Bologna, cioè ragazzi, è un portico unico, cioè portici, 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 cioè sono portici ovunque, però carina, mi sta piacendo. Sono le 12 e un quarto, quindi adesso Albi, che vedete là, sta cercando un ristorante dove andare a mangiare tortellini o qualcosa di simile, perché dato che siamo nordici, noi già a mezzogiorno e quarto, insomma, è già tardi per mangiare quasi, più o meno. Ora si va a mangiare. Ok, adesso vi faccio vedere un breve room tour della nostra camera. Doppio letto, singolo, bel televisore che non utilizzeremo, o almeno io non utilizzerò, e una fantastica vista su un parcheggio. E il bagno ve lo farò vedere adesso. La doccia è bella grande. È bella grande. E questo sono io, bella raga. Amici, abbiamo fatto già il riposino quotidiano. Sono le 5 e un quarto.
quindi ci siamo appena, almeno lui ha appena finito di farsi la doccia, io l'ho già fatta. Facciamo un giretto per il centro di Bologna nuovamente, dopodiché andiamo a fare aperitivo e successivamente, in teoria verso le 7:30-8, dovremmo incontrarci con Luca, che dovrebbe portarci a mangiare, insomma, i piatti tipici bolognesi, che sappiamo tutti quali sono, giusto? Aperitivello fatto e qui a, nel centro di Bologna. Adesso ragazzi andremo a mangiare e poi ci becchiamo dopo per un altro dopo sera molto allegro al profumo di whisky. And so it goes, tables turn, and you're on your own. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. E finalmente è arrivato il signor La Monaca. Ciao, ciao Luca. Tutto bene, te? Fare le cose. Raga, alle 9 sono qua. Cazzo. Dobbiamo ancora mangiare, anzi ordinare. Però vabbè, dai. Chi se ne frega. Ragazzi, salute. Salute. Credo sia vino. La vera Bologna, bolognese. Giusto? Ed ecco le famose tagliatelle. La bolognese. E la cotoletta. Alla bolognese. L'una e mezza, finito di mangiare, siamo andati a bere qualcosa e non ho vloggato ed è giunta l'ora di andare a dormire. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, secondo giorno, abbiamo già fatto colazione, stiamo già lasciando la nostra camera perché andiamo al santuario della Madonna di San Luca con Corrente, che sarebbe un servizio di car sharing qui a Bologna, e poi andiamo ai giardini, che non mi ricordo il nome. Margherita, Giardini Margherita. Grazie Alberto. So it goes, tables turn, and you're on your own. Adesso siamo di nuovo sulla piazza principale e abbiamo il treno alle 6, sono le 4 adesso, ci vedremo dopo sul treno, ciao! Allora ragazzi, il viaggio è quasi giunto al termine, siamo qui alla stazione di Bologna, siamo nella carrozza 10, quella dei poveri, che purtroppo era l'unica disponibile poiché la prima classe, la lounge, era già stata occupata tutta, fatturato, cioè siamo cifre oltre i 7 zeri, ragazzi. Detto questo, iscrivetevi al canale, mettete like e andatevene a fangulo, pezzi di merda. Pezzi di merda. I know.